Finora chi aveva vinto la lotta a rimbalzo aveva la battaglia. Oggi Scafatti ha vinto 44-37 la lotta a rimbalzo, ma abbiamo vinto noi la partita. Questo per un primo quarto obiettivamente splendido, il migliore della stagione, seppur con qualche sbavatura a livello difensivo. Abbiamo fatto sempre canestro sostanzialmente nel primo quarto e siamo riusciti poi a mantenere questo vantaggio. Sapevamo che Scafatti avrebbe dato 2-3 spallate di fisicità, di intensità prima e di talento con Santi Angeli sostanzialmente e Lorenz poi, e a tutte queste tre spallate siamo riusciti a resistere aggrappandoci ai nostri capisaldi, una palla in punta Mike, una palla in post basso a Eric, un pick and roll Moreno Fantoni, insomma tutto quello su cui abbiamo costruito il nostro cammino, e sapevamo di, nei momenti di caos tra virgolette emotivo e pathos, di doverci affidare alla semplicità. E questo era il must con cui siamo venuti qua: tenere le cose semplici, giocare facile nei momenti di ritorno emotivo del Palamangano e della Givova. Ci siamo riusciti. Dopodiché sappiamo di avere singoli di alto livello, ma mai come oggi ha vinto il nostro collettivo. Insomma, Eric e Mike sono stati decisivi, il capitano ha fatto tante piccole cose, anche se ci aspettiamo da lui un passo in avanti, a cominciare da gara 1 a Treviso. Insomma, Moreno, Panni importantissimo, Molinaro, nonostante il suo record mondiale di falli per secondo, credo anche lui ha dato il suo contributo di energia. Tutti, nessuno escluso, Fantoni, ho dimenticato, Donadoni, Fantoni poi, come sapete, da ex ci si tiene sempre di più. È un sogno personale, questo pomeriggio in albergo mi sono giocato almeno 6-7 partite, e finivano tutte nella migliore delle ipotesi, punto a punto, i possessi, allora ero lì che pensavo a una rimessa, a un tiro speciale, a una situazione, a chi dai la palla, cosa facciamo dietro, insomma. Siamo stati bravi a non arrivare allo sprint finale, dove sapevamo che la Givova aveva avuto nelle prime due uscite qualcosa in più. Oggi mi sento di dire che è una vittoria completamente meritata, e per questo faccio un applauso grande come tutto il mondo e come tutto il sogno che stiamo vivendo ai miei giocatori, e chiudo ancora con un applauso enorme ai nostri tifosi. C'era anche l'amministrazione comunale di Ferrara, c'erano degli appassionati, insomma c'era tutta la società, quindi è stato bello vivere un momento di comunione anche in cui tutti ci siamo stretti attorno a questa pallacanestro Ferrara che scricchiola ogni anno, ma che vogliamo insomma fare in modo che vada avanti e che vada avanti con questo entusiasmo.